Bene, come diceva appunto il direttore, che ringrazio molto, questa iniziativa di oggi si inserisce in quelle che sono le linee di ricerca del Centro di Filosofia, che sono, riguardano fra le altre la filosofia politica e anche la storia della filosofia politica. E già abbiamo avuto altre iniziative, come per esempio quello su Oriente e Occidente, che facemmo anche questo in collaborazione con la Fondazione San Carlo di Modena, che ringrazio molto nella figura del direttore Carlo Altini, e nell'anno prossimo avvieremo anche una riflessione sui problemi di Marx, del marxismo e di Marx nella seconda metà del secolo, soprattutto negli anni 70 e 80 del Novecento, questa volta in collaborazione con l'Istituto Gramsci, cioè gli anni quelli dell'apertura e della dissoluzione del marxismo e dell'irruzione in Italia di nuovi autori e di nuove mode nel senso forte della parola. Abbiamo ritenuto, come diceva appunto ora l'amico Beltram, di mettere al centro del convegno di oggi la questione della democrazia, perché la riteniamo di particolare e oggettiva rilevanza. Anche su questo noi abbiamo lavorato all'interno della scuola con una riflessione, abbiamo riacceso una riflessione su Tocqueville e anzi abbiamo pubblicato ad opera soprattutto degli allievi, sia ordinari che perfezionandi, anche un volume sull'avvenire della democrazia che concerneva soprattutto temi legati all'esperienza e alla riflessione di Tocqueville. Naturalmente il problema della democrazia, che implica il problema della sovranità, è un problema vastissimo. E abbiamo deciso però di affrontarlo, di cominciare ad affrontarlo dal punto di vista della democrazia diretta, tenendo anche conto delle metamorfosi e delle trasformazioni della politica italiana anche in rapporto alle ultime elezioni. Noi ci muoviamo all'interno ovviamente di criteri rigorosamente storici, di distacco scientifico, ma ovviamente teniamo anche conto di quello che avviene per ragionare in questi termini all'interno della società civile e della società politica. Sappiamo tutti quale sia stato appunto il successo del movimento cosiddette 5 Stelle, che è quello che esprime appunto nel modo più energico motivi e pulsioni proprio della democrazia diretta, che peraltro percorrono l'intera Europa, sono per esempio presenti anche in Germania, basta pensare alle esperienze dei Piraten. Perché il problema della democrazia diretta è particolarmente rilevante? Perché è basato su una critica radicale della democrazia rappresentativa in tutte le forme, sulla dissoluzione del principio della rappresentanza, a cui viene contrapposto il principio della delega, sul rapporto immediato tra governanti e governanti, immediato e anzi potenziato dalla rete. Sono posizioni che conosciamo per larghe linee, per larghi tratti, ma ci sembrava appunto che potessero diventare oggetto di un'analisi di carattere scientifica senza pregiudizi di carattere moralistico e naturalmente al di fuori di qualunque coinvolgimento di carattere immediatamente politico. A noi preme sviluppare appunto un'analisi rigorosa di carattere teorico, riprendendo la lezione dei classici, quali hanno dimostrato da qualche secolo ormai in verità che nella democrazia diretta c'è il germe anche del dispotismo, come del resto dimostrano ad abbondanza molte tragiche vicende della storia del Novecento. Noi come Centro di Filosofia della Scuola Normale vogliamo fare appunto questo, mettere a fuoco in modo distaccato questo tipo di problema, analizzando nella Costituzione interiore, mostrando anche sulla base di analisi storiche precise le conseguenze che essa ha storicamente generato. Questo convegno però vuole essere appunto il primo stadio di una riflessione più larga che si propone successivamente di analizzare anche caratteri, forme e obiettivi della ideologia, uso volutamente questo termine, presidenzialistica, la quale è tornata di moda soprattutto in questo periodo, ma che rappresenta un filo rosso della storia italiana degli ultimi decenni. Ci sembra importante fermarsi anche sulla ideologia presidenzialistica, perché democrazia diretta e presidenzialismo, almeno a mio giudizio, sono due lati di una, due atteggiamenti in qualche modo correlati, anche se
specularmente polari. Ci interessa quindi svolgere una riflessione che tocca queste questioni di carattere istituzionale e di ordine generale secondo quello che è lo stile, il modo di lavorare proprio di una istituzione di alta cultura qual è la scuola normale e il centro di filosofia come struttura della scuola normale. Tengo moltissimo a ringraziare gli amici che sono qui presenti, Cuperlo, Burgio e poi Tuccari e la professoressa Ventura che arriverà un po' più tardi, e sono contento di ringraziare anche l'amico Altini nuovamente, perché ritengo che uno dei problemi essenziali sia quello di lavorare costruendo sinergie, e la nostra collaborazione con la Fondazione San Carlo sta funzionando a mio giudizio molto bene e può essere anche l'occasione di svolgere altro lavoro comune. Lo ringrazio veramente di cuore, come ringrazio sempre Fabio Beltram per l'aiuto che ci dà in questo lavoro che stiamo cercando di svolgere. Mi fermo e do la parola a Gianni. A chi la do per prima? A Gianni. Comincio io? Vai.